Qualche tempo fa mi trovavo in studio con una cliente e durante la seduta mi sposto e mi risposto sulla sedia. Infatti c'era questo raggio di sole che penetrava dalla finestra e mi finiva dritto dentro l'occhio. Chiesi scusa alla cliente per i continui spostamenti e sorridendo aggiungo che tanto comunque probabilmente c'era abituata, perché io di norma cambio spesso posizione, al punto che la mia compagna ogni tanto mi domanda divertita come facciano i miei pazienti a sopportarmi. La cliente mi guarda, sorride e mi dice: no, scusarti, da cose come questa si percepisce la tua autenticità. C'è questa storia, una storia vera, che mi ispira tantissimo. Quella di una nota terapeuta familiare che ancora giovane, alle prime armi, si trovò criticata dal suo maestro e allora Salvador Minuscin, il quale, dopo averla vista in terapia, comincia a dirle: questo non va bene, devi cambiare stile, devi cambiare modo di fare, devi cambiare questo, devi cambiare quello. La donna lo guarda e annuisce: perfetto, cambierò maestro. E se ne va in Arizona a studiare con un nuovo maestro che le insegna a sviluppare il proprio potenziale e a trovare il proprio modo di fare la terapeuta. E quel maestro era Milton Erickson. Io non amo le cose fatte a caso, non sono assolutamente d'accordo con chi pensa che basta avere cuore o posso trattare i pazienti come amici, per carità, per fare il terapeuta, non scherziamo. Il paziente non è un tuo amico, altrimenti lo chiamessi amico e non paziente o cliente. E in un lavoro come questo è fondamentale la relazione terapeutica, che non è una relazione amicale, appunto. Detto questo, ho l'impressione che a volte questo principio fondamentale, questa importante considerazione su come comportarsi nella veste di psicologo, prenda delle declinazioni radicali. Quando ero un terapeuta alle prime armi, mi ricordo che ascoltavo affamato una serie di indicazioni da parte di altri colleghi su come essere in terapia. Per esempio, c'è chi mi diceva: non dire mai al telefono quanto chiedi, perché la persona deve avere una vera motivazione. Solo che io pensavo: ma una persona ha diritto di sapere quanto dovrà spendere, io vorrei saperlo. Oppure mi dicevano: la terapia di coppia viene di più della terapia individuale, però il perché di questo nessuno me l'ha spiegato in un modo per me convincente, perché dal mio punto di vista io sono sempre lì per un'ora a prescindere da quante persone ci siano nella mia stanza. E altri di questi argomenti, di questo genere, li ho riscontrati su altre cose, come il tipo di abbigliamento da usare, come accogliere la persona, l'immagine che devi trasmettere a lei. Quindi, qual è il punto? I miei colleghi hanno torto e io ho ragione? No. Assolutamente no, penso che loro abbiano le loro ragioni e che siano altrettanto valide quanto le mie. Però, d'accordo con una cosa detta dall'amico e collega Bernardo Paoli, una chiave essenziale del nostro lavoro è l'autenticità. Mi pare di aver citato anche in un altro video una frase che Batman e Garman dissero nel loro libro Theory and Practice of Brief Therapy, e cioè che il nostro lavoro sarebbe molto più semplice ed efficace se ci accorgessimo che, per molti aspetti, non siamo diversi da altri professionisti. Io penso che dobbiamo sempre tenere a mente la professionalità. Una volta, per esempio, smisi di andare in un bar in cui due gestori da un lato discutono sempre tra di loro, cosa che mi faceva sentire a disagio, e dall'altro si lamentavano costantemente di quando andavano male gli affari, cosa che mi caricava di pesantezza, mentre io volevo semplicemente andare là, godermi un momento per me e via. Oppure penso a quella volta in cui andai a vedere un appartamento e mi sentii trattato dal venditore come un portafoglio, sostanzialmente, da cui sfilare il prima possibile i soldi. O ancora, non sono mai più andato in un bed and breakfast dopo che il proprietario non mi ha fatto per nulla sentire come un gradito ospite. Quindi sei uno psicologo, ma sei anche un professionista, quindi devi saper comportarti come tale. Però, detto questo, sei prima di tutto te stesso. Sicuramente non ti comporterai con i tuoi clienti come ti comporti con i tuoi amici o con il tuo partner e così via. E ci saranno aspetti della vostra relazione di lavoro che saranno unici, specifici di quel particolare contesto. Però in tutto questo ci sarai tu, e a mio parere quella sarà una delle più grandi risorse che potrai coltivare.